Ciao Francesco, grazie per questo contributo. Ciao, buonasera a tutti. Allora, iniziamo subito con il fatto che il mercato sia già iniziato, questo è scontato, no? Mi pare che sia ovvio, è vero? Anche se ufficialmente inizia l'1 dicembre, però le trattative sono già ben avviate, giusto? Ma noi siamo, onestamente, siamo in movimento da quasi un mese, da più di 3 settimane. Perché... Quindi siamo addirittura d'arrivo? Ma non so se si può chiamare addirittura d'arrivo, perché tanto fino a che non si arriva al 1° dicembre non si può parlare mai di addirittura d'arrivo. Quindi noi lavoriamo per cercare di accontentare quelle che sono... non voglio dire le richieste del mister, però quelle che sono le lacune che abbiamo individuato in questi mesi, e con la consapevolezza di dover assolutamente cercare di migliorare questa squadra, perché l'obiettivo è quello comune, è quello che abbiamo sempre detto. Poi fondamentalmente siamo stati da sempre, credo, una società che non si è nascosta dietro a un dito, e quindi abbiamo sempre espresso quella che è la nostra volontà e il nostro piacere quest'anno, che sicuramente è quello comune da parte di tutti. Allora, io cerco notizie, te lo dico proprio chiaramente, andiamo con ordine, proprio botta e risposta. Cascone, Pietro Cascone, lui ha detto a Blue Note che sta arrivando. Fateci sapere dove arriva, perché noi lo accoglieremo. No, Pietro Cascone non ha... Fino a questo momento non ho ricevuto nessuna chiamata da parte del Taranto, sicuramente, e non sono bugiardo se dico questo, sicuramente lui ha un grandissimo rapporto con il mister, che lo ha avuto già alle sue dipendenze e che con il quale mi stringe tra di loro un rapporto di grande amicizia, quindi sicuramente è un giocatore che teniamo sott'occhio, però per dovere di cronaca bisogna anche essere onesti e dire che io con Pietro Cascone o con il suo procuratore fino a questo momento non ho scambiato nessun tipo di chiacchierata. Che ci sia poi la simpatia da parte del mister, o che ci sia magari la volontà da parte di un giocatore Pietro Cascone di poter eventualmente far parte della rosa del Tarno, probabilmente questa è una cosa un po' nota a tutti, però siccome chi deve fare l'operazione, chi deve fare la trattativa, siamo prima io e poi, o meglio, prima il presidente Zelatore e l'avvocato Bongiovanni, e poi io, se non parliamo noi, voglio dire, questa è un'operazione che sicuramente non va a buon fine, però è chiaro che il giocatore è un ottimo giocatore, è un giocatore che piace a mister Campilongo, e però onestamente bisogna essere sinceri e dire che fino a questo momento non è stato né chiamato da noi, né tantomeno ci ha chiamato. Certo. Ecco, altra notizia. Quanti calciatori in ingresso prevedi e quanti in uscita? E i ruoli, ovviamente. Onestamente noi in questo momento stiamo facendo delle valutazioni, è giusto anche dare al mister la possibilità in queste settimane di capire realmente quali sono le sue idee e di capire realmente qual è il materiale umano che ha in mano. Io credo che questa squadra non abbia espresso il suo reale valore fino ad oggi, e nonostante ciò si trova a 3 punti dal primo posto, ma credo che qualche giocatore probabilmente da qui all'apertura del mercato potrà sicuramente esprimersi, spero al meglio, per poter anche convincere un allenatore o per poter convincere una società che fino a questo momento gli ha dato la possibilità di poter far parte di una società importante, di una città importante, di una tifoseria importante. Quindi di conseguenza aspetteremo quelle che sono le indicazioni del mister. È chiaro che noi anche con il precedente mister già avevamo fatto delle valutazioni e crediamo che le valutazioni fatte poi ci porteranno a fare degli interventi nei giusti posti del campo, dove sicuramente ci serve più qualità. Cavallaro. Sì, Cavallaro è un giocatore, come ha detto il mister nella conferenza di presentazione, è un giocatore importante, è un giocatore che forse mezza Lega Pro vuole, è un giocatore che ha un pedigree di tutto rispetto. State provando a portarlo a Taranto? Sicuramente io sono contento che di quella che è stata poi la battuta che ha fatto il mister in conferenza. Cavallaro onestamente era stato un giocatore contattato da me già prima, quando ancora c'era certo, il vecchio mister, quindi voglio dire, è sicuramente un giocatore importante, sicuramente un giocatore che fa gol a tante squadre in Lega Pro. Non credo sia un giocatore che in questo momento guarderà alla Serie D. Se così dovesse essere, indubbiamente noi potremmo essere una società interessata a lui, però ti ripeto, credo che lui oggi abbia altre velleità. Viola?
Centrocampista, 25 anni, ma... Luigi Viola, attualmente al Martina. Insomma, io quando mi parli di Viola mi parli di un giocatore che io stimo sin dall'anno scorso. Ho cercato di prendere già l'anno scorso, non ci sono riuscito, ho cercato di prenderlo quest'estate, non ci sono riuscito, perché sono dei giocatori che hanno voglia di dimostrare anche in categorie diverse. Io credo che il Taranto oggi non debba pregare più nessuno per venire alle nostre dipendenze. Credo che siamo una società, è una città, è una squadra che è nelle condizioni in questo momento di andare da qualcuno, chiamarlo e farlo venire, altrimenti ce ne sono miliardi di giocatori che farebbero carte false per venire a giocare con il Taranto. Senti, non è in questo momento il caso di Viola, che è sicuramente un giocatore che a me piace moltissimo, però credo che Viola in questo momento è un giocatore del Martina e sicuramente non si può parlare di altro, perché prima certo. Di tutto deve essere il Martina a doverlo mettere sul mercato. La notizia che è rimbalzata stamattina è quella relativa a Cristiano Ancora, pare che si sia aperta addirittura una staffetta Taranto-Nardò. Io onestamente queste sono cose che in qualche modo mi fanno anche, non voglio dire ridere, ma sorridere. Io non so con chi l'abbiano aperta la staffetta. Che poi Cristiano Ancora sia un ottimo giocatore, uno dei giocatori che l'anno scorso mi ha forse sorpreso più di tanti altri, soprattutto nelle partite da avversario contro il Brindisi. Però ripeto, di qui a dire che è un giocatore cercato da noi o che si sia aperta una staffetta con il Nardò, onestamente è qualcosa di estremamente inventato. Poi ripeto, il giocatore è un ottimo giocatore, mi piace molto, non so se il mister lo conosce. Oggi noi, ripeto, abbiamo bisogno di questi 10 giorni di tempo per fare delle valutazioni, per dare la possibilità al mister di fare delle valutazioni sul gruppo che in questo momento è a disposizione. Poi, senza però nasconderci e far capire a tutti che noi abbiamo intenzione assolutamente di rinforzare questa squadra, perché abbiamo un solo unico obiettivo. Senti, poi si è offerto Secas, ha detto voglio tornare a giocare nel Taranto. Anche qui, si è offerto a chi? Voglio dire, anche io posso parlare con mio padre e dire mi offro al Milan. Poi però c'è una differenza, che il Milan deve dire di sì o deve dire di no, e dopo tutto dovrei chiedere al Milan mi dovrei offrire al Milan direttamente, non magari al primo tifoso che capita o al primo amico che capita. In questi casi sai meglio di me, si parla con i giornalisti, no? Si parla Facebook, si parla per esempio, WhatsApp. Per quanto mi riguarda Gianni, questo è un errore madornale che un giocatore può fare, perché sai benissimo come lavoro da un anno e mezzo a sta parte. Io detesto chi per venire a Taranto si fa non sponsorizzare dai giornalisti, perché questo non è corretto, però chi si fa aiutare dai giornalisti? Non conoscendo la dirigenza, non conoscendo il direttore sportivo, non vedo, chiamano pensi magari che io, non, pensi io che vorrei Secas tornare non a Taranto me, pensi che Secas non conosca me? Sì, probabile che non abbia una conoscenza diretta, no? Che non abbia un contatto, questo pensiero personale. No, vabbè, ma è così, giusto? No. Senti, allora facciamo così, Francesco, me la dai tu una notizia? Ecco, senza domanda, me la dai una notizia? Ti faccio capire una cosa. Io e Secas eravamo delegati della EC insieme, quindi sicuramente abbiamo anche, non voglio perfetto. Dire un rapporto di amicizia, questo no, però un rapporto di conoscenza certo. più che da ex avversari. Ecco, pensi che scusami Francesco se ti interrompo, pensi che 100 Sport Magazine stasera meriti almeno una mezza notizia anche per i telespettatori che raccoglie? Quindi no, senza domanda, daccela tu, no, una notizia a piacere. Ti dico una cosa, però per il rispetto che provo nei vostri confronti o nei confronti di tutti coloro che in questo momento stanno ascoltando e stanno vedendo la trasmissione, vi dico che sicuramente i nomi che avete fatti sono stati nomi da me contattati, anche quelli che sono stati scritti in questi giorni, tanti sono stati da me contattati. Per dovere di cronaca, come ti ho detto prima, Cascone non è uno di quelli che da me è stato chiamato, però indubbiamente è un giocatore che gode delle nostre simpatie. Però tanti di quei nomi che avete fatti sono tutti nomi che onestamente io ho contattato, ho chiamato e che a noi farebbe piacere intavolare una trattativa. Non ti nascondo che con qualcuno di loro la trattativa è già intavolata e anche ben avanzata, però è chiaro, tu penso che mi consentirai almeno di non dire nulla di certo fino a che un giocatore poi non firma, perché sono stato abituato a dire gatto veramente quando ce l'hai nel sacco.
Allora, un'ultima domanda da parte mia, poi c'è una domanda che vuole fare Massimo. Ecco, questo scetticismo che aleggia nei confronti del Taranto così in generale, squadra, anche direttore sportivo e tutto il resto, perché secondo te è un male curabile questo, secondo il tuo parere? Ma guarda, tutti i mali sono curabili se c'è la buona volontà, e il problema è capire se c'è questa buona volontà. Ti devo essere onesto, io credo che una piccola medicina ce l'abbia dato Esposito al 96esimo domenica. Tanto è inutile, che noi possiamo dire e fare quello che vogliamo, alla fine la domenica, quando si vince si gode, quando si segna un gol al 96esimo si gode, e tutto quello che anche tu magari hai potuto dire qualche minuto prima in telecronaca scompare magicamente, perché vieni sopraffatto dall'emozione di un gol fatto al 96esimo. Allora, voglio dire, oggi si è parlato male o meno bene, diciamo, di una squadra che è stata costruita da un direttore alle prime armi, da un direttore che può essere bravo o meno bravo, da una società che può essere accettata o non accettata. Fatto sta, chiacchiere, che questa squadra è lì su, che lotta per vincere questo campionato, è a 3 punti dal primo posto, con una squadra che fino ad oggi ha avuto pochissimo sostegno. E allora io, non è, ripeto, né un appello e né una richiesta che faccio, io credo che il gol liberatorio che ha fatto Gennaro Esposito domenica al 96esimo sia un chiaro segnale di come il destino per questa società e per questa squadra finalmente sta cambiando. Io credo che poi chi vuole curare questo male di depressione, di stanchezza o di voglia di finalmente di riemergere, io credo che si possa ripartire da quel gol. Onestamente, mi arrivano chiari segnali di distensione da parte un po' di tutto l'ambiente. Io mi auguro che sia totalmente tutto l'ambiente e non solamente in parte, perché tanto c'è poco da lì, c'è poco da fare. Questa squadra deve per forza cercare di vincere questo campionato. E se non lo facciamo tutti quanti insieme, si farà più fatica. Però alla fine noi cercheremo di vincerlo uguale. Se poi uno ci vuole accompagnare per soffrire meno, ben venga. Noi apriamo le braccia, apriamo le mani per tutti. La volontà nostra è quella di vincere, così come la tua, Gianni, così come quella di Aldo, così come quella di tutti quelli che oggi ci stanno ascoltando e ci stanno vedendo. Quindi non capisco perché ci debba continuare a esserci tutto questo scetticismo. Io credo che questa squadra sia a 3 punti dal primo posto con una grande consapevolezza, che 4-5 giocatori non abbiano dimostrato il loro reale valore. E allora mi domando e dico, e se anche questi giocatori iniziassero a dimostrare il loro valore, questa squadra veramente potrebbe iniziare a dire qualcosa di importante. E se così non dovesse essere, vorrà dire che questa società farà le giuste valutazioni e farà i giusti cambi che ritiene opportuno per far sì che l'umore da parte di tutta la città e da parte di tutta la tifoseria torni a essere quello che fino a qualche mese fa era l'umore più bello che ci poteva essere in Italia. Bene, allora gli ospiti, una domanda dagli ospiti e poi ci salutiamo, Francesco. Niente, sì, una domanda al direttore Massimo. Francesco, senta, ciao Francesco, oltre ad aver individuato il parco giocatori over, state pensando anche di rinforzare il parco giocatori under? Perché quest'anno, rispetto agli altri anni, Francesco, abbiamo grosse difficoltà con gli under. Domenica ne è stato un esempio lampante, dove ho visto Cimino spostato da una fascia all'altra e stiamo avendo delle grosse difficoltà. L'anno scorso ha individuato degli under abbastanza forti come Porcino, come Gabrielloni. Quest'anno vedo più questo problema nel Taranto. Guarda, io credo che, così per come vale per qualche over, anche qualche under che secondo me è di grandissimo livello non ha ancora dimostrato il suo reale valore. Per quanto riguarda domenica scorsa, è chiaro che il mister conosce poco certi under, qualcuno li conosce molto bene, tipo Guardito, tipo Ammirati, tipo Verdone che già ha avuto, però per esempio Pizzaleo è stata una sorpresa, Cimino è stata una sorpresa, Fontino è stata una sorpresa, Voltazio lo conosceva, quindi è chiaro che bisogna dare all'allenatore la possibilità di capire anche nel parco under che tipologia di giocatori ha. Ti dico però con tutta onestà che uno dei nostri obiettivi è quello sicuramente di migliorare, o meglio, aumentare, rinforzare quello che è il pacchetto under. Perché noi eravamo consapevoli all'inizio, purtroppo quando si parte ogni volta il 10-12 agosto la possibilità di prendere degli under forti è veramente limitata. E noi secondo me quest'anno ne abbiamo presi da fuori solamente qualcuno
che a mio avviso qualcuno sta facendo secondo me molto bene, anche se viene poco riconosciuto, altri secondo me ancora non hanno espresso il loro reale valore. Però credo che in un clima diverso, in un clima più di ottimismo e in un clima distensivo, anche certi giocatori possano sicuramente dimostrare il loro reale valore. Detto questo, stiamo anche guardando al pacchetto under. Gianni Fabrizio. Chiedo scusa direttore, buonasera. Lei ha detto poc'anzi che alcuni giocatori, anche alcuni under, non hanno espresso al massimo le loro potenzialità, le loro capacità a giocare. Ecco, secondo lei quale può essere il giudizio rispetto a questa non espressione al massimo del loro valore? E quali le motivazioni anche? Come? E quali anche le motivazioni? Guarda, sicuramente, siccome credo che ci siano degli under, soprattutto di estrema qualità, se oggi non stanno ancora dimostrando, una delle problematiche che può avere qualche ragazzo è sicuramente a livello caratteriale. E non è un problema da poco quando si gioca in una squadra importante come il Taranto e una squadra con una tifoseria esigente come quella del Taranto. Quindi indubbiamente l'aspetto caratteriale diventa determinante ed è qui che il ritrovamento di alcuni under verrà fatto assolutamente prima di tutto sotto il profilo mentale e caratteriale. Credo che la prerogativa importante da questo momento in poi per questa squadra, anche nella ricerca degli over, sarà quella di portare qui dei giocatori che abbiano prima di tutto una personalità importante. Tieni presente che la costruzione di questa squadra all'inizio dell'anno è stata fatta con una prerogativa, il fatto di avere una squadra giovane, veloce, che potesse essere un pochettino più istintiva. E ripeto, sono dati che già ho detto tante volte, l'età media di questa squadra è estremamente bassa, quindi sicuramente hai più freschezza, hai più velocità, hai più forza, ma hai meno esperienza, meno carattere e meno personalità. Oggi probabilmente l'integrazione deve essere fatta soprattutto sotto quel punto di vista lì. Grazie. Ok, sì, c'è Francesco. Sì. Ciao Francesco, buonasera. Sì, ciao assessore, buonasera. Secondo te la squadra che fino alla fine del campionato ci darà più filo da torcere di quelle che stanno insieme a noi nella parte alta della classifica? E poi chi, sicuramente tu lo saprai, svolgendo il ruolo di direttore sportivo, sta puntando realmente anche a dicembre a rafforzarsi ancora di più di queste? Noi abbiamo incontrato il Nardò, il Fondi, la Virtus Francavilla, non abbiamo incontrato il Pomigliano, però secondo te realmente fino alla fine del campionato chi è intenzionato a puntare alla promozione? Guarda Francesco, io credo che sicuramente queste tre partite che verranno determineranno anche il mercato di riparazione di tante squadre. A mio avviso, io ho sempre detto dall'inizio che due squadre mi facevano, tra virgolette, non paura, però da parte mia c'era più rispetto per due squadre, e cioè per il Pomigliano e per il Fondi, in quanto sono squadre che hanno delle proprietà importanti e che hanno la capacità anche economica di poter investire nel mercato di riparazione per poter fare lo stacco finale e cercare di vincere il campionato. A queste squadre, per essere sincero, io devo aggiungere per forza di cose la Virtus Francavilla, che ha anche una proprietà importante, oltre che chiaramente, adesso la classifica parla chiaro, Nardò e Francavilla in Sindi, che sono due squadre che inizialmente potevano essere delle sorprese, ma che adesso si stanno dimostrando all'altezza. Ma indubbiamente, ti ripeto, le due squadre che dall'inizio dell'anno su quali io ho fatto più particolare attenzione sono Pomigliano e Fondi. E noi siamo davanti. Sì. Sono quelle allora, l'ultima domanda di Alessandro Liuzzi. Direttore, salve, buonasera Alessandro Liuzzi. Buonasera. Io più che una domanda volevo farle un augurio, perché questo secondo me credo sia il momento più delicato, quindi comunque se avvicendamento in panchina ci doveva essere, credo sia stato il momento opportuno, e quindi essendo il mercato insomma alle porte di riparazione, io credo che attraverso questo periodo si possa costruire veramente le fondamenta più importanti per il conseguimento del risultato finale che giustamente lei poc'anzi appunto ci riferiva a inizio stagione si era prefissato. Il Taranto non si è mai nascosto dietro un dito, cito le sue parole che ha detto poc'anzi, quindi niente, buon lavoro direttore, ne ha davvero bisogno. Io ti ringrazio, la ringrazio.
è un augurio che mi faccio anche io, mi autofaccio, quindi voglio dire, la speranza. Capisco che il momento è caldo, quindi buon lavoro da sincero. Devo essere sincero, a Taranto non esistono momenti freddi, quindi dal primo luglio al 30 giugno non esistono momenti freddi, quindi onestamente siamo ormai temprati. La speranza è quella di individuare quanto prima possibile, con l'aiuto del mister, quei giocatori che possono veramente farci fare il definitivo salto di qualità. Stiamo lavorando già da settimane per questo. Ora c'è l'arrivo di un allenatore nuovo, che è un allenatore, voglio dire, che più rispetto, un allenatore che ha vinto già dei campionati e che sicuramente potrà darci una mano. Fino a questo momento siamo stati con un altro allenatore che ha contribuito alla crescita di questa squadra in maniera importante, e che ringrazio pubblicamente, lui e il suo secondo. Quindi di conseguenza ora ci apprestiamo a lavorare e a metterci giù per capire quali possono essere veramente le mosse da fare in questo mercato.